detto che con la Petruccioli e con Giovanni di Corraduccio, che è un pittore attivo tra la fine del 300 e l'inizio del 400, che è l'autore di questa Crocifissione frammentaria e di questa Sant'Elena che vediamo sull'altra parete. Sono dipinti che segnavano un avanzamento rispetto alla situazione di Fabriano nel momento in cui lavorano Allegretto Nuzzi e Francescuccio Vissi, ma documentano la scultura a Foligno e in generale tra Umbria e Marche quando si forma Gentile da Fabriano. Quindi Giovanni di Corraduccio non ha la stessa statura di Gentile, ma lavora negli stessi anni, tra 1401 e 1402, e nella fattispecie alcuni documenti lo danno attivo in questa chiesa, nella cattedrale, fra 1411 e 1415, esattamente gli anni in cui lavorava a Fabriano e al politico di Valle Lomita, Gentile. Quindi Giovanni di Corraduccio è un pittore che si sintonizza con il punto d'arrivo di questa mostra, nella fase in cui il gotico fiorito sfiora le prime conquiste del Rinascimento, del primo Rinascimento, e quindi è interessante vederlo in parallelo con Gentile da Fabriano, sia nella Crocifissione, con questo patetismo in qualche modo teatrale, si sente ancora la memoria del maestro di Campodonico, tradotto in una dimensione meno intensamente drammatica, e si vede anche questa versione purista di grande semplificazione, nel tentativo di avvicinare, di accorciare i rapporti con il patriarca Giotto e quindi in qualche modo fare un tardivo omaggio a Giotto nella città in cui i pittori che avevano preceduto Allegretto Nuzzi erano stati così vicini per la sintesi